i catramisti, come fartela dare da una donna senza neanche doverla chiedere, quali sono le strategie migliori per sedurre una donna, per conquistare una donna, per far innamorare una donna, per essere un uomo che sa sedurre. E questo è fondamentale. Allora, intanto dobbiamo tenere presente alcune cose, secondo me, fondamentali, che devi essere un maschio sicuro di te. E quindi il mindset che tu devi avere intanto è l'ottimismo. L'ottimismo è la vitalità della mente, ti permette di diventare una persona solare, piacevole. E quindi le persone amano stare con le persone ottimiste. Immagina di stare sempre con uno disperato e depresso. Dopo un po' ti deprimerai anche tu, quindi ci sarà un abbassamento di emotività, perché le donne vanno alla ricerca di emozione, anche gli uomini, ma adesso in questo caso prima delle donne, vanno alla ricerca di emozione, quindi farti vedere come uno mogio mogio, col pisello moscio, pessimista, che inizia a raccontare tutte cose negative, e quello tende, sarà depresso lui, si autodeprimerà, diciamo, ma deprimerà anche le donne, le renderà sempre tristi. Salutiamo Rosanna. Invece, l'ottimismo, attira naturalmente le donne. Una persona ottimista guarda sempre al lato positivo, non si lamenta, uomo lamentoso, uomo merdoso. E queste se uomo lamentoso, uomo merdoso. E invece non devi lamentarti. Perché una donna dovrebbe stare con una persona negativa? Perché una donna dovrebbe farsi rovinare la vita da una persona pessimista? Perché una donna dovrebbe perdere tempo con un coglione che si lamenta sempre? Quindi dobbiamo sviluppare quello che si chiama inner game, no? Che nella seduzione si chiama inner game, la capacità di sedurre se stessi fondamentalmente. L'inner game è il gioco interiore e quindi devi imparare a viverti la vita come un gioco, e anche la seduzione come un gioco devi vivertela. Tu devi metterti nell'ottica che devi creare un'illusione. Il grande seduttore è un grande illusionista, la donna devi illuderla. È come dire, in guerra, in amore, tutto è permesso. Quindi se tu non riesci a illudere una donna, questa non te la darà, no? Invece, se una donna si illude, crede che avendo una relazione con te potrà avere dei benefici, potrà essere felice, e beh, te la darà lei spontaneamente, diciamo, no? Perché le donne pensano erroneamente, perché non è vero che se ce la danno, noi ci innamoriamo, invece questo non è. Però tanto loro la pensano, per cui devi provare a illudere le donne. E se una donna ha bisogno di soldi, illudila che tu potrai in qualche modo, devi far leva sui loro bisogni, no? Che tu in qualche modo sei ricco, anche se non lo sai, ci sono tutta una serie di strategie per farti percepire come tale, e loro te la daranno perché, come dire, le donne sono disposte a darla tranquillamente a chi pensano, chi immaginano che possa soddisfare i loro bisogni. Ovviamente devi agire con più donne in parallelo, mai soltanto con una, perché se tu agisci solo con una donna alla volta, non otterrai dei risultati, perché sarai solamente concentrato su questa e le dedicherai troppe energie. Invece, per la mentalità del seduttore, quello che agisce con più donne in parallelo, perché se tu agisci con più donne in parallelo, non avrai, diciamo, come dire, non ce ne sarà una che ti darà tutta questa energia emotiva, ma più o meno l'energia emotiva sarà distribuita su tante, quindi, come dire, dedicherai meno energia a tutte, e paradossalmente dare poche energie è quello che seduce, perché viene percepito come misterioso, viene percepito come interessante, viene percepito come uno che si dà da fare. Oggi su internet è abbastanza semplice interagire con tante donne, anzi su internet puoi agire anche con 10, 20 in parallelo, diciamo. Poi è ovvio che non è che puoi gestirne 10 o 20, diciamo, dal vivo, perché, come dire, diventano troppe, no? Però dal vivo diciamo che fino a 5 uno può anche riuscire a portarla avanti in parallelo. Ovviamente un'altra cosa
è che gli uomini si lamentano sempre che le donne cercano soldi, cercano di scroccare. Ecco, questa è un'altra cosa che non devi fare. Non devi diventare un bancomat per una donna. Non le devi dare un bel cazzo! Cioè, il cazzo sì, ma non devi darle soldi. Anzi, è lei che deve quasi offrirti, invitarti a casa, cucinare per te. Immagina di essere, diciamo, come dire, un premio per la donna. Devi pensare proprio, se lei mi vuole, deve fare qualcosa per me, altrimenti fuori dai coglioni, avanti un'altra. Quindi non devi offrire, certo, la prima volta potrei offrire un caffè, una cioccolata, non so, qualcosa, ma assolutamente non devi farti vedere come quello che offre. Non devi far vedere, diciamo, che sei disposto per lei a dare delle cose, perché è lei che deve darti. Se vuole, tu devi soltanto agire sul suo cervello, farle immaginare che attraverso l'interazione con te tu po lei possa soddisfare quelli che sono i suoi bisogni. E quindi questi bisogni devi imparare ad amplificarli, devi imparare a capire quali sono i bisogni che ha per farci scarpetta, per farli amplificare, quali sono i suoi turbamenti, quali sono le sue paure. Devi amplificarle, devi farle crescere, perché poi dopo ti farai vedere come uno disposto a, come dire, teme la solitudine, farle vivere, farle vivere, diciamo, farle vivere. Come delle, come dire, questa cosa della solitudine, come se lei teme la solitudine, falle immaginare che diventerà vecchia da sola, non avrà nessuno, sarà una zittellona nel tempo, amplificalo. Non è che devi dire guarda che diventerai vecchia, sarà una zittellona e non ti vorrà nessuno, però gioca su questo, no? Dire, ma ti dispiace tanto non trovare la persona giusta, come vedi la tua vecchiaia da sola, insomma, per dire, no? Ovviamente questo non puoi farlo con una ragazza di 20 anni o di 25 anni, perché ancora non pensa alla vecchiaia, ma con una malgasciona over 40 sì, questo è il dato di fatto, dipende anche dal target, delle donne, questa cosa qua della solitudine, dell'invecchiamento. Ed è la cosa, che molte donne temono, ma non lo temono a 20 anni, ma come neanche gli uomini lo temono a 20 anni, e neanche a 25, probabilmente neanche a 30. Ma dai 40 in poi, questo diventa un qualcosa di significativo. Poi ci sono anche quelle che già a 35, diciamo, se non hanno figli, ecco, se non hanno figli a 35 anni, che è proprio il momento in cui si giocano l'ultima partita, no? Perché è ovvio che se una donna non ha figli a 35 anni, certo, potrà averli a 37, a 40, con la chimica oggi magari anche di più, però diciamo che a 35 già, come dire, se una non ha figli, quando, se resta incinta a 35 anni, viene definita madre attempata, no? Per cui tutte le donne di 35 anni che non hanno figli vorrebbero in qualche modo averlo. Comunque la spinta biologica, ci sono poi quelle che non vorrebbero neanche averlo, però la spinta biologica è più forte da quel punto di vista lì. Un saluto a Roxy! E quindi se una donna di 35 anni non ha figli, fa leva su quello, no? Perché lei deve immaginare nella sua cosa che tu potresti essere il padre dei suoi futuri figli. Poi non è vero, ma ripeto, la seduzione deve essere un gioco, deve essere la costruzione di un archetipo, no? Deve essere la costruzione di un, diciamo, di una cosa. Ovviamente ci sono alcune donne che devi scartare, alcune donne che devi scartare a priori. Sono quelle che vengono definite gold digger, no? Le cacciatrici di soldi, quelle che vanno alla ricerca del bankman, quelle devi scartarle subito, tanto sono cose perse, sono cause perse, quelle devi scartarle totalmente, perché diciamo non ha senso stare, come dire, a interagire con persone di questo genere, lasciale perdere. È ovvio che anche un uomo deve saper scartare, tanto il mondo è pieno di donne, è inutile che stai a cercarti quelle. Quindi, un'altra cosa fondamentale, quando esci con una donna, non dovrai, anche la prima volta, non dovrai mai portarla in un ristorante lussuoso, anzi, non dovrai neanche portarla in un ristorante.
Perché se la porti in un ristorante, se fai le cose così, lei si immagina che tu hai intenzione di spendere, evita assolutamente di spendere centinaia di euro per una prima uscita, come se andassi in giro con un cartello come voglio conquistarti con i miei soldi perché per il resto non valgo nulla. Questo messaggio non deve passare, non deve assolutamente passare, perché se tu fai passare il messaggio voglio conquistarti con i miei soldi perché per il resto non valgo nulla, verrai scartato. Quindi tu non devi offrire proprio niente, non devi offrire niente. Così, se incontri una gold digger, che è quella che va a caccia di soldi, si toglierà dei coglioni da sola. Se invece trovi un'altra e tu sai manifestare però la tua personalità, perché devi manifestare la tua personalità. E questo deve manifestare la tua sicurezza, deve amplificare quelli che sono i suoi bisogni, deve amplificare quelli che sono i suoi turbamenti. Una donna sarà contenta di stare con te anche se spendi 2 euro anziché 2.000, anche se non spendi nulla per lei. Questo è fondamentale. Devi imparare questo. Assolutamente devi evitare di dare. Ma devi prendere, perché la donna più investe su di te, più tu otterrai potenziale di seduzione nei suoi confronti, perché il vero seduttore è quello che se la fa dare senza neanche chiederla. Perché per chiederla e per pagare, come dire, non ci sono, come dire, cioè non è una capacità di seduzione, cioè, come dire, il Silvio che Silvio che diciamo ha magari 89 anni e c'ha ragazze di 30, non è che quelle ci vanno per, magari ci vanno anche per la personalità, ma comunque sgancia come un banco, ma che fa bene a farlo, fa bene. Io non sto dicendo che uno non fa bene a farlo, ma il vero seduttore è quello che seduce senza cacciare un euro, ma fosse anche miliardario, senza cacciare un euro, non importa quanti soldi hai, è il fatto che non devi spenderne. Perché se tu fai, cioè, non deve passare assolutamente questo messaggio, non deve passare assolutamente questo messaggio. Quindi, la prima cosa è evita anche di pensare, prima vengono le donne, poi la mia felicità. Questo è l'altro grave errore che non devi commettere. Devi pensare, prima vengo io, prima viene la mia felicità e poi eventualmente vengono gli altri, le donne in questo caso. Questo è un punto fondamentale. Devi imparare a interagire, come dicevo, con più donne in parallelo, perché altrimenti se non interagisci con più donne in parallelo, tu tendi a dare troppo, no? Invece, come dire, disseminando le tue energie tra 3, 4, 5, 10 donne, potrai dare poco a tutte e paradossalmente, però, se devi manifestare te stesso, saranno loro, diciamo, a cercare te. E tra l'altro, tieni presente un altro fatto fondamentale, che le donne tendono a vivere la competizione tra loro. Non ci sono persone competitive come le donne, quindi se tu dedichi tutte le tue attenzioni a una, non generi nessuna competizione e il generare competizione tra donne è fondamentale, perché probabilmente le donne sono state abituate, no, da un punto di vista filogenetico, gli uomini a conquistare, ma le donne a farsi scegliere. No, probabilmente è una qualcosa di atavico legato allo sviluppo del maschio alfa, del fatto che l'uomo vive, l'uomo primitivo per tanti anni ha vissuto in branco, no? Perché abbiamo vissuto in branco, dove c'era il maschio alfa che probabilmente poteva avere accesso a tante donne. E le donne volevano, come dire, essere considerate dal maschio alfa e quindi vivevano tra loro la competizione. Quindi, paradossalmente, se tu vuoi essere identificato come maschio alfa, devi avere tante donne in competizione tra loro, altrimenti verrai classificato come un maschio beta, verrai classificato come un maschio gamma, come un maschio che vale poco, insomma. Quindi, agendo su più donne in parallelo e manifestando sicurezza, dando poco a tutte,
e riuscirai a essere percepito come un uomo di valore, un maschio di valore. E percependo queste qua che ci sono altre donne interessate a te, inizieranno a entrare in competizione una con l'altra, perché scatterà questo bias, diciamo così, inconscio, scatterà questo bias inconscio in cui vorranno dimostrare di essere una migliore dell'altra e quindi in questo bias vorranno, come dire, dimostrare a te di essere meglio dell'altra. Per cui tu praticamente riuscirai a ottenere riuscirai a ottenere che saranno le donne che ti cercheranno, che si proporranno, che te la daranno, che si offriranno e quindi tu dovrai a quel punto lì soltanto scegliere, dovrai soltanto scegliere. E ci sono tantissimi bias inconsci che agiscono in questo modo. L'importante è capire quali sono e sollecitarli. Un bias è uno schema inconsapevole, è un qualcosa che agisce al di sotto, della soglia di coscienza, diciamo, e che è un programma, se vogliamo, istintivo, istintuale, che nasce dalla filogenesi dell'essere umano, quindi la filogenesi è tutto lo sviluppo dall'ominizzazione in avanti, no? Per cui ci sono proprio tanti schemi comportamentali, anche se oggi siamo civilizzati, tra virgolette, poi perché la civiltà non è detta che sia questa, anche se oggi siamo civilizzati, i nostri schemi di comportamento inconsci sono spesso quelli, quindi bias inconsci, sono spesso quelli ancora degli uomini primitivi, perché tutta quella parte lì è stata la parte preponderante, diciamo, dello sviluppo dell'essere umano, mentre la civiltà possiamo definirla in 300, 400, 500, 1000 anni, 2000 anni, ma l'essere umano che è sulla faccia della Terra sono centinaia di migliaia di anni, per cui è la maggior parte del tempo che l'essere umano ha passato sulla Terra è allo stato primitivo, per cui questi meccanismi sono consolidati, sono consolidati dentro di noi. Ecco, quindi questo è il punto fondamentale, no? Noi dobbiamo tenere presente questo. E il vuoto non è mai fertile, anzi, qualche volta il vuoto può essere anche fertile, però. E quindi andiamo avanti. Quindi, ecco, queste sono le azioni che dovresti imparare a fare. Con le donne non ci devi provare nel senso di dimostrare che sei lì pronto a soddisfare le loro esigenze. L'unico modo, certo, per non sedurre nessuna donna è quella di soddisfare le sue esigenze nei tempi, nei modi in cui lei vuole. Perché non le generi tensione, non le generi emotività. Invece, questo è un punto fondamentale. Poi devi anche stimolare in una donna, diciamo così, devi dimostrare di essere di valore superiore. E quindi, che ne so, e quindi se dimostri di essere di valore superiore, come fai a dimostrare di essere di valore superiore? Devi, ad esempio, farle dei complimenti sui suoi difetti. Se una, che ne so, è un po' cicciottella, falle un complimento. Ah, che bel fisico che hai! Se una è, come dire, un po' bassa, tu fai dei complimenti sul fatto che è bassa, non lo so. Ah, certo che sei proprio una bella donna alta, no? Per dire. Se una ha il naso aquilino, tu falle un complimento, no? Sul naso aquilino. Ah, che bel naso che hai! Mi ricordi una regina dell'antico Egitto. Se una ha, diciamo, che ne so, veste in maniera un po', come dire, come possiamo dire, antiquata, non lo so, insomma, un po' fuori modi. Ah, che bella camicetta che hai. Devo comprarne, devo fare un regalo a mia nonna. Dove l'hai comprata che vado a comprarla anch'io, no? Per dire, no? Quindi, diciamo, le fai un complimento su un qualcosa che lei può capire e quindi le generi il dubbio, no? Perché dice, ma questo
Mi fa un complimento davvero. Se uno ha gli occhi strabici, che uno tira Levante e uno tira Ponente, fanno un complimento sugli occhi. Ma che begli occhi che hai! Mi piacciono proprio. E quindi le genera il dubbio, come dire, le genera il dubbio che boh, mi stai pigliando per il culo, oh, mi fa davvero un complimento, no? E quindi questo, come dire. Questo modo di fare, che poi è irriverente, è da bad boy fondamentalmente, beh, seduce molto le donne, perché ti fa apparire di valore superiore e ti fa apparire, diciamo, come maschio alfa, insomma. E questo è un po'. Evita di parlare troppo. Uno dei difetti che hanno gli aspiranti seduttori è quello che parlano. Serve avere una buona parlantina. Però le donne devi farle parlare, perché più parlano, più trasferiscono emozioni a te. Più parlano, più diciamo si aprono. Più parlano, più diventano, diciamo, ti danno emozioni, si autogenerano emozioni. Ecco, queste sono le regole base, diciamo, per sedurre, diciamo, una donna senza neanche chiederla, fondamentalmente, che poi è la cosa fondamentale. Nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale, seguimi su tutti i miei canali social, iscriviti al nuovo canale Cammini Iniziatico con Massimo Taramasco, ti posto il link qua sotto in chat, iscriviti.